Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo mini haul acquisti all'IKEA. E sì ragazzi, sono stato all'IKEA oggi perché dovevo prendere delle cosette che mi servivano per sistemare là sopra. Il Kallax. Eh sì, perché avevo già provato a sistemare una volta ragazzi, ma è inguardabile, non so proprio più di vederlo così, quindi oggi sono corso all'IKEA a prendere dei rialzi appunto per sistemarlo. E oltre a quello ho preso anche altre cosucce, perché ovviamente quando si è un po' del genere c'è sempre un po' la tentazione. E quindi ho preso anche altre cosette. Perciò vi ho voluto fare questo mini haul in cui mostro i due rialzi che ho preso più le altre cosette che ho preso in aggiunta. Comunque ragazzi, sono andato a prendere i rialzi perché appunto voglio sistemare solamente quel mobile. E i rialzi sono molto comodo, così posso mettere delle cose sotto, delle cose sopra e renderlo più bello. Anche perché là voglio farlo diventare il fulcro delle mie creazioni, quindi metterci tutte le candele che customizzo, che le rivesto con i tavolioli. E quindi mi serve un pochino più spazio, quindi sono andato a comprare i rialzi. Partiamo subito con questo mini haul dell'IKEA. Innanzitutto vi mostro i miei due acquisti che ho fatto. Si tratta dei due rialzini. Ho comprato in totale, ho speso 10 euro per questi, i due rialzi barriera. Queste qua ragazzi sono classiche mensole dell'IKEA salva spazio, i rialzini, appunto IKEA mensole salva spazio, ma sono classici rialzini, quelli che si mettono dentro i mobili appunto per fare un po' di spazio in più, mettere cose sotto e mettere cose sopra. E che si vedono dappertutto in tutte le cucine. Io ne ho già parecchi come stanza. Ne ho proprio uno lì, lo vedete nel cubotto piccolo. Questa volta invece li ho presi grandi, costavano 1 euro in più, quelli piccoli 4, questi qua 5, quindi in totale sono 10 euro. Li ho presi grandi appunto perché nel Kallax mi servivano grandi. Così almeno c'è più spazio sia sopra che sotto. E sono veramente bellissimi ragazzi. Poi sono in acciaio bianco e mi piace anche un sacco tutto questo effetto bucherellato che hanno. Che fa un pochino un pattern astratto e poi serve nel caso dovesse mettere dei piatti per far colare l'acqua e non far appunto arrugginire la mensoletta. E questi qua ragazzi sì, vedete dietro hanno gli alettoni, si montano con le viti e diventano il classico rialzino. Questi qua ragazzi sono il motivo per cui sono andato, perché mi servivano e poi adesso li unboxerò e andrò a sistemare bene il mobile e poi finalmente vi farò un room tour in cui vedete tutto quanto abbiamo sistemato e anche tutti i notevoli cambiamenti che sono stati in questa stanza rispetto al room tour che ho fatto l'anno scorso. Quindi 10 euro super consigliati, veramente veramente utilissimi. Secondo me sono una delle cose più utili dell'IKEA e sono anche una delle cose più vendute, che esaurisce in un niente. Nel mio negozio quelli piccoli erano già esauriti. Poi ragazzi, ho preso per 1 euro, ho preso questa bellissima tazzina in vetro. Sarebbe una tazzina da caffè, ma io la utilizzerò appunto per farci le candele. Piaceva molto l'idea di fare un po' la candela effetto cappuccino. E quindi ho preso questa tazzina in vetro per 1 euro. Questa candela infatti penso che la farò appunto con lo cappuccino. Quindi marroncina chiara, tenente di bianco e marroncina scura. Un po' come un cappuccino, quindi mi piaceva molto questo effetto, mi sono preso questo bicchierino per 1 euro ed è veramente veramente super carino. Anche per berci il caffè mi piace un sacco perché appunto è tutto in metodo trasparente, quindi si vede il contenuto. Bellissimo ragazzi, ti ho super consigliato. Poi ragazzi, ho preso e no, non potevo resistere ragazzi, erano troppo belli. Ma dai, come si fa a non rinunciare per 1 euro a questi bellissimi 30 tovagliolini Amjal? Sono veramente stupendi. Mi piace un sacco il colore, perché ovviamente il colore è quello che mi ha fatto prendere, perché è lo stesso mio colore. Ragazzi, sono molto fortunato perché trovo un sacco di cose del mio stesso color canapa. Si vede che è un colore che si usa molto e anche ho fatto anche una bella scelta, infatti. E poi la cosa che mi piace molto sono queste macchie nere un po' astratte. Un po' in stile Kaleidoscopio 101, non so se avete visto la parte in cui
Crudelia e Lars vanno al museo e Crudelia conosce Lars e si ferma proprio davanti a questo quadro con la macchia. Mi ricorda un po' quell'effetto lì, ragazzi, quelle mille macchie della carica dei 101, ma con colori molto 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 più belli. Comunque, bellissimi, andrò subitissimo a farci una candelina, infatti li ho presi anche per farci le candele decorate di cui vi parlavo prima e che poi metterò là sopra, insieme alle altre che ho già decorato. 1,30 euro pezzi, veramente, sono assolutamente da prendere, veramente. Se andate lì, prendeteli perché sono veramente una cosa magnifica. Ultima cosa, ragazzi, voi avete già intuito che cos'è, non possono mai mancare. Secondo me, all'IKEA è un acquisto fisso che tutti devono fare. Abbiamo già capito cosa si tratta, una candela. Ma questa qua, ragazzi, l'ho presa perché è particolare, non è le classiche candele che fa l'IKEA. Bensì, è tutta nera, ragazzi! L'ho presa perché c'ha il barattolo totalmente nero. Qui non si vede il contenuto e rimane una sorpresa. La candela dentro è bianca, ma il barattolo è tutto nero. Infatti l'ho presa perché appunto mi piace il fatto che il barattolo sia tutto nero. E no, ragazzi, non potevo non avere una candela tutta nera in stanza. Non potevo non avere nella mia collezione una candela con il barattolo tutto quanto nero. E infatti me ne sono assolutamente dovuto prendere 2 euro. Mi sono portato a casa questa bellissima candela Lovetrad. Sì, Lovetrad. Mi sono portato a casa questa bellissima candela Lovetrad. E tra l'altro è molto profumata. Non so se vedete il disegno, ma comunque è alla rosa misto a bacche di vaniglia, mi sembra, sì. Rosa e bacche di vaniglia. Ed è veramente molto buono il profumo, ragazzi. Mi ha fatto innamorare perché è molto tenue e non dà per niente fastidio. E poi la cosa che più mi piace è che è una novità. E infatti, se vado all'IKEA ne prenderò penso altre tre perché sono veramente bellissime. Scherzo, ma un'altra sì. La cosa che mi fa impazzire è che ha il barattolo totalmente nero. Ma è stupenda, ragazzi! È stupenda! È la rivoluzione, perché le candele le fanno sempre col barattolo bianco che si vede dentro, non le fanno mai color fumé o tutte nere, perciò è questo che me l'ha fatta prendere. 2 euro, super consigliata, vi dà un look stratosferico alla stanza. Bellissima ragazzi, bellissima, bellissima. 2 euro, super consigliata, non potevo per nessuna ragione al mondo, e neanche se mi sparassero un colpo in testa, lasciarla lì. Niente ragazzi, che dire, questo qua erano i miei piccoli acquisti di IKEA. Devo dire che stavolta sono uscito veramente contento perché ho preso solamente le cose che mi servivano senza spendere altri soldi in cavolate. Vabbè, le cose che mi sono venute tipo la candela ci sta, ma se siamo una passione ragazzi, difficilmente si riesce a esistere. E devo dire che sono veramente contento perché ho preso solamente le cose che mi servivano. Fatemi sapere nei commenti se anche voi a casa avete un rialzo barriera. Se fate sapere nei commenti se anche voi li avete già acquistati, cosa ne pensate? Beh, io trovo che sono veramente ottimi, ma un vostro parere mi fa comodo. Fate sapere anche nei commenti se li avete già a casa, anche perché secondo me tutti quanti hanno un barriere a casa, è uno dei punti dell'IKEA. Fate sapere nei commenti anche se concordate con me che questi bagliori somigliano alle macchine delle cariche dei 101 e se soprattutto vi piacciono un sacco. Se vi piacciono, scrivetelo nei commenti perché a me piacciono veramente un casino. E se vi piace anche l'idea di fare un po' la candela cappuccino, se siete un po' creativi. E niente ragazzi, che dirvi, questo mini haul dell'IKEA, cosa veramente utile, finisce qui. Fate sapere nei commenti qual è il prezzo che vi è piaciuto di più, se avete un barriere a casa, se avete uno di questi rialzi a casa, se anche voi concordate che i toglioli sono una carica di 101 e soprattutto se vi piacciono anche a voi, se la candela vi piace. Io trovo che sia bellissima. E se l'idea di fare una candela cappuccino mi piace, e niente. E detto tutto, se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo. Nessun video, ragazzi.